Bentrovati cari amici di Focus 3.0, Mistero della Vita. Bentrovati e soprattutto buon Natale. Non volevamo lasciarvi da soli, non volevamo mancare in questa giornata di festa e volevamo essere con voi anche oggi e lo saremo anche in queste giornate di chiusura del fine anno. Insomma, non mancheremo ai nostri appuntamenti. Allora, intanto davvero buon Natale di cuore. Da tutti noi, da tutto Focus, da tutto lo staff di Focus, veramente con il cuore vi auguriamo una serena stagione di crescita, di evoluzione insieme a noi e lo sapete che noi abbiamo sempre questa mission, ecco, di aiutarvi in un percorso di crescita e di evoluzione. Questo noi faremo anche questa sera insieme al nostro carissimo e amatissimo Bruno Pepe, che facciamo subito entrare in questa rubrica Camminare in coscienza. Eccolo qua, ciao Bruno, buon Buon Natale anche a te, Natale! carissimo, eh? Ciao Buon Anna, buon Natale. Natale a te e a quanti vorranno seguirci in questa giornata. Ecco, allora noi abbiamo voluto, come ha detto i nostri amici, essere presenti, comunque questa è una registrazione che mandiamo in onda oggi e che comunque affronta proprio la tematica del Natale. Ecco. Noi parliamo sempre di camminare in coscienza, quindi vorremmo in questo appuntamento parlare proprio del Natale, della coscienza, della conoscenza del Natale, delle sue origini, della sua simbologia. E quindi ovviamente lo facciamo con il nostro caro Bruno, che è molto esperto in questi cammini di ricerca. E quindi, cioè, per parlare del Natale, Bruno, perciò noi sappiamo che dobbiamo tornare indietro, no? Ma di parecchio tempo dobbiamo arrivare sino all'antico Egitto, no? Io mi oserei dire che mi auguro che si possa vivere la festività del Natale, ma veramente in coscienza interiore. Allora, se vogliamo comprendere meglio il significato simbolico del Natale, dovremmo andare indietro di diversi millenni, ben prima della nascita di Gesù Cristo. Perché il primo riscontro storico che noi possiamo avere di questa festività risale all'antico Egitto, i quali il 25 dicembre celebravano la nascita di Horus, il dio del sole. E veniva scelta questa data perché era il solstizio d'inverno e rappresentava astrologicamente la rinascita del sole e di conseguenza della vita. C'è una simbologia estremamente importante, oserei dire quasi di copia dell'avvento del Cristo, perché per gli egiziani la rinascita del Sole era associata al segno astrologico della Vergine. Era usanza che i sacerdoti si ritirassero a pregare nei templi e alla mezzanotte uscissero all'aperto, annunciando che la Vergine aveva partorito la luce e la luce aveva cominciato a crescere, a nascere. Facciamo attenzione a come ci possiamo ricollegare all'immagine della nostra natività. La Vergine che mette al mondo colui il quale porta. Ma questo grande momento energetico, unito alla rinascita del sole, quindi all'espansione della luce nel corso dell'anno, hanno un significato esoterico estremamente importante, ma soprattutto per i ricercatori, non voglio dire dello spirito, ma dei ricercatori della loro origine ed essenza vera, perché in questo momento possiamo espandere la nostra coscienza perché la luce comincia a crescere. Quindi inizia a vivificarci. E in questo periodo, quanti si ritengono di essere iniziati, senza entrare in termini magico-esoterico,
possono dirigere la loro energia in questa fase di luce crescente. Così come i tre re magi si rivolgono alla stella che li guida, quanti sono in un vero cammino possono avere in questo momento un aggancio di ripresa di nuova espansione di vita e di coscienza. Ma purtroppo molta gente ha paura. Molta gente non vuole mettere in discussione le pseudo-sicurezze. Se torniamo a noi, alla storia del Natale, farò dei brevi flash per dare dei momenti di riflessione. Questa, la storia del Natale, a partire dall'antico Egitto, si diffuse poi verso Oriente e verso Occidente. In Occidente prese maggiormente piede nella forma più diffusa che fu quello di Mitra, dio della luce. E anche il dio Mitra veniva festeggiato esattamente il 25 di dicembre. Cosa può farci pensare tutto questo? Il 25 dicembre, ai tempi dell'antica Roma, era una festività pagana, ma era molto importante per i romani perché era legata sempre al solstizio d'inverno e al conto di Mitra, il sole invictus, il sole che rinasce, il sole che vince sull'oscurità e riporta nuovamente luce. Ma noi, che siamo legati al nostro cristianesimo, che non è cristianesimo esoterico, ma è un cristianesimo esoterico. Quando il cristianesimo si è appropriato... Spieghiamo, Bruno, spieghiamo esoterico, la differenza tra esoterico e esoterico, uno è verso l'esterno. Come durante l'officiazione, l'ufficio della messa, c'è una parte esoterica, quella che viene pronunciata, portati a quanti fuori, vengono... Fuori. A noi, oserei dire alla massa delle persone, e per la massa non intendo dire in un senso minoritario, ma di quanti ricevono dall'officiante quanto nella messa viene celebrata. Poi c'è la parte più esoterica, che è un senso più profondo come significato, che rimane solo, oserei dire, di ufficio dell'officiante e di quanti hanno una diversa conoscenza non solo simbolica, ma anche del contenuto del rito della messa. E questo è estremamente importante. In ogni religione c'è la parte esoterica, quella esteriore. Rivolta a tutti, ai tanti. Rivolta a tutti, ai tanti. Quello che può essere compresa... Più. Mentre la parte esoterica, che poi molti confondono come se fosse una parte magica, o una parte più occulta, è più non occulta, è più profonda nel significato simbolico che non può essere colto, come dire, compreso da quanti non hanno già iniziato un cammino di consapevolezza. E quindi, come si suol dire, la conoscenza va data per gradi, perché altrimenti non puoi comprenderla. Certo. E quindi lo spirito natalizio, quando si... la religione cattolica lo fece proprio, aveva inglobato questa tradizione che era di origine pagana e man mano si è evoluta, e la versione moderna che noi conosciamo è soprattutto quella rivolta al Babbo Natale, ai doni per i bambini, il biglietto di auguri, la figura di Santa Claus. Ecco la parte esoterica, la parte puramente esteriore, che non è vissuta interiormente, certo. Capisci? Ecco, quindi vediamolo un po' questo significato esoterico del Natale. E questo è molto profondo, perché certo. Abbraccia tutte le religioni. Gesù nacque durante il passaggio dall'era astronomica, dall'Ariete, che l'Ariete è il sacrificio dell'agnello, all'era dei pesci, il pescatore di anime. Sono cicli cosmici importantissimi, scandite dalle omonime costellazioni,
ma non dobbiamo confondere le costellazioni con i segni zodiacali, sono fasi completamente diverse. Qui Jupiter potrebbe dilungarsi sì, a lungo. Sì. Beh, ne avremo modo perché sicuramente faremo la nostra puntata di apertura. Anche perché ha una conoscenza anche lui esoterica notevole. Notevole, lo so, perché le persone, cioè, tanti non conoscono la preparazione che ha Jupiter. Non lo metto in dubbio. Quindi questa... Poi lui è molto, a volte gli dico, guarda tu, Jupiter, tu, ma quando parli, magari parli tanto veloce, magari le persone non riescono a capire, devi andare più lento perché hai tante cose importanti. Perché lui vuol dare molto, no? Lui è uno scrigno, ha una famiglia, non una tradizione antica. Mi sono permesso di citarlo per la grande stima che ho della sua persona. Certo. Beh, per questo che noi l'abbiamo fatto venire qua su Focus, sapendo che è una persona molto, molto preparata. Allora, in questa fase... dobbiamo per forza riferirci poi alla precessione degli equinozi e ai diversi pesi della stagione equinozionale. Ma senza entrare in termini ancora più profondamente criptici, chi di noi ha potuto leggere e approfondire il significato dei Vangeli ha potuto vedere che l'episodio della nascita di Gesù Cristo è narrato solo in due Vangeli. Il Vangelo di Luca, che riferisce che dopo la sua nascita egli venne posto, il Cristo, il bambino, in una mangiatoia, ma non specificava se era un edificio o era una grotta, e che i pastori furono chiamati dagli angeli, bellissima immagine, per conoscerlo e arrivare ad adorarlo. Mentre Matteo parla di una casa e si riferisce alla visita dei rimagi. E i nomi di questi rimagi arrivano da noi da uno dei Vangeli apocrifi. Questa è una parte che non è mai stata mai veramente approfondita, se non in termini più esoterici. Due Vangeli apocrifi danno maggiore particolare all'episodio. Poi molta gente pensa che apocrifo voglia significare non vero. Il senso apocrifo significa più antico e non vero, non canonizzato, è più antico. Semmai non è stato canonizzato dai canoni della Chiesa Cattolica, ma è tutt'altra cosa. Che non toglie il valore. Che non toglie assolutamente il valore, anzi, sappiamo che è stata fatta una scelta, insomma, è stata pubblicare fatta una scelta. Quello che si voleva pubblicare. Si è voluto dare ciò che ritenevano fosse bene dare al volgo, alla massa, e non la vera conoscenza che avrebbe portato un significato di profonda libertà nel liberare la propria vita e il proprio essere. Ma questo fa paura. Questo fa paura. Vuol dire non poter gestire le masse. Esattamente, perché la conoscenza è potere, tutto dipende da come la si usa. Certo. Allora, ritorniamo a questi Vangeli apocrifi. Ai due Vangeli apocrifi. Allora, in ambedue i testi di questi Vangeli apocrifi si specifica che per tutto il tempo della permanenza di Maria, della Vergine, nella grotta, o almeno al momento della nascita del bambino, questa risplendeva di luce. La grotta cominciò a farsi piena di splendore e rifolgere di luce, come se vi fosse il sole. Così la luce divina illuminava la spelonca. Questo è un senso estremamente profondo. Bellissimo. Perché eravamo allora di dire, fronte all'energia pura. Eravamo di fronte a questa nuova energia che portava non solo l'annunciazione della nascita del Cristo, ma portava il senso della vita attraverso la luce del sole che rinasceva nell'oscurità della grotta. Possiamo portare questa simbologia più profonda dentro di noi,
Beh, abbiamo fatto il titolo di questo, abbiamo dato Capisce? l'appuntamento di questa di oggi è il titolo della nostra rubrica, Il abbiamo problema è un che po' molta gente. gente è qui Mi ancora. senti? Bruno, mi Sì, senti? ti Io sento. ti avevo perso. Stavo dicendo che abbiamo dato apposta il titolo a questa nostra rubrica oggi, giorno di Natale, dove noi abbiamo scritto proprio Natale, nascere alla vita. Esattamente. Ma la nascita deve avvenire La vera vita, dall'interno. certo. Non arriverà mai dall'esterno. Poi vedremo alcuni appunti in merito. E poi è nata la nostra simbologia, che dentro di noi, nella fantasia popolare, la nascita del Cristo diventa un racconto ricco di personaggi e situazioni che trova la sua espressione da noi nel presepio simbolico. Quali molti di noi stanno allestendo forse in questo periodo il presepio? Normalmente lo si fa l'8 di dicembre, l'inizio di. Ma il presepio vero e proprio, al di là di come Francesco l'abbia interpretare, ebbe i suoi momenti di fulgore tra il XVII e il XVIII secolo, soprattutto il presepio napoletano è presente. Però in questa simbologia ci sono degli aspetti profondissimi che nessuno ha mai portato alla conoscenza della massa. È una storia molto più complessa e profonda. Se vediamo questa versione esoterica del presepio, che qui rappresenta la nascita simbolicamente, facciamo attenzione, senza entrare nel merito di nessuna speculazione religiosa, anche se ora vogliono toglierci anche la bellezza del ricordo del Ecco, presepio. spero che si possano ancora preservare le nostre origini. Siamo nella follia pura, Lo nell'appiattimento so, totale. l'appiattimento, questo che L'annientamento di qualunque valore, capisce? Però si sta distruggendo la storia. si sta distruggendo la storia, ma come ogni cosa, quando cerchi di distruggere, questa rinasce. Certo. È inevitabile. In un presepio troviamo la grotta in cui il bambino è esposto nella mangiatoia. Tra Maria e Giuseppe, ed è riscaldata da due animali che normalmente troviamo in ogni stalla, il bue e l'asinello, è vero? Certo. Sono sempre presenti l'asino e il bue, e vicino alla grotta ci sono i pastori con le loro greggi e gli angeli che li chiamano per adorare il bambino, e spesso ci sono presenti scene di vita comune. L'osteria, il mercato, momenti della quotidianità. Mentre in disparte, in lontananza, ci sono i re magi con il loro corteo di servitori animali. Questa è l'immagine simbolica del Natale, vero? Sì, c'è chi Nella mette mano. addirittura i re magi dopo il Natale, non li mette nel presepe. Li mette Li mette all'Epifania. poi per l'Epifania, Li ecco, non li mette quando fa il No, presepe. perché così ci sono due festività, capisci? Sì. Due volte i doni Sì. Ma io dell'Epifania. difatti io mi ricordo questo, ecco, di quando ero piccola, che i re magi li mettevamo dopo il Natale, cioè adesso stanno arrivando i re magi, allora lì ci si preparava l'Epifania, Perché ecco. c'era tutta E la si storia, mettevano le calze, ovviamente. brava, brava, c'era tutta la storia della stella che guidava i re magi nel lungo percorso Sì. verso la grotta, eccetera, eccetera. Sì. Ma è bello anche da bambini, no? Sì, Vivere sì, questa parte un po' anche fiabesca, perché ti certo. crea dentro tanta immaginazione. Oggi i bambini Suggestioni. hanno perso la capacità di fantasticare, ricevono dall'esterno Ricevono dall'esterno e non agiscono più loro e in non primis. reagiscono più. Ma Certo. tornando al nostro Torniamo, presepio, ecco, bravo, parliamo di questo simbolismo, no, del la presepe. grotta. La grotta, iniziamo dalla grotta. Tu hai Ecco. presente la grotta quante volte ritorna nella nostra storia? Eh sì. La Cominciamo grotta da è un simbolo. Platone. Brava. Le ombre riflesse. certo. La grotta è un simbolo universale. Essendo all'interno della terra o di una montagna, la grotta rappresenta, è una simbologia profonda, perché rappresenta, è il simbolo del centro del mondo per eccellenza. Perché la parte alta della grotta
è rivolta al cielo, poi c'è il pavimento che è rivolto alla terra. Allora, la Grotta dei Misteri di Mitre, lo ritorniamo ancora, presenta esplicitamente questo simbolismo. E il mitraismo ha dato punti di riferimento notevolissimi al nostro cristianesimo. Ma la grotta è anche la figura del cuore. E in questa accezione è il termine del microcosmo che è l'uomo nella sua piccola camera del cuore, dove noi riteniamo di vivere gli affetti, l'amore, la simbologia del cuore. Ma non è solo quella. Il cuore rappresenta anche la tradizione vedica dove ha sede Atena, il principio cosmico. È un luogo di nascita e rinascita. E la grotta rappresenta anche l'utero dove ha inizio la vita. Quanta simbologia profonda se noi portiamo questo nel non immaginare il presepio, ma nel viverlo nella simbologia profonda, quanto possiamo di questi aspetti esteriori poterli portare dentro di noi in questa nuova fase di inizio di nuova vita? Ma cosa dovremmo portare dentro di noi per attuare questo, secondo te? Io credo che dentro di noi ci sia bisogno di un po' di semplicità e di spontaneità vera, senza avere tanti artifici di immagini esteriori. Ma torniamo a noi. Personalmente credo che ci sia prima di tutto la necessità del silenzio. Brava. Del È nel silenzio. silenzio. C'è un bellissimo passaggio. La via del ritorno a casa passa attraverso il deserto. E il deserto è anche il silenzio interiore. Certo. È un momento in cui noi ci ritroviamo, perché quando veniamo al mondo siamo soli. E quando torneremo a casa, in quel Saremo momento, sempre soli. saremo di nuovo soli. Brava. Sì. La nostra unicità, non la nostra solitudine, la nostra unicità, La vorrei nostra dirla unicità, così. Sì. che se tu l'hai conglobata in una unicità interiore, questo ti porta ad avere quella forza, quella fiducia che nulla teme. La fiducia, bravo, hai detto una parola importantissima. Che Questo è un nulla. tempo di fiducia, che Di nulla temo. fiducia. Che nulla E temo. che in questa fase tutta l'umanità è messa davanti alla realtà che è, per chi è in grado di coglierlo. E qui vedremo la simbologia di chi è addormentato, anche nel presepio. E io vorrei anche ricordare questo che secondo me è anche una bellissima visione, tra l'altro era anche scritta in un monastero in cui io sono stata quando ho fatto la prima stesura di Due mani, due ali, intervista straordinaria a un arcangelo, mi sono rifugiata lì a proposito di silenzio in questo monastero per fare la prima stesura. E c'era questo, era un centro, un monastero di culture interreligiose, quindi era molto bello. Brevissimo. E c'era questa frase scolpita. Questo monastero è a San Biagio di Mondovì, stato fondato da padre Filiberto Guala, che è stato presidente della RAI. Poi l'avevo già raccontato una volta questa storia. Lui si è all'apice del suo potere, del suo successo, si è ritirato, diventato, si è fatto frate trappista, quindi nella trappa, nella grotta, nella solitudine. Ecco, così. Poi, essendo un manager, ha chiesto al vescovo, insomma, di zona, c'era questo monastero antico, e allora è riuscito ad averlo, ha creato un centro di cultura Interreligioso. interreligioso dove si faceva la preghiera universale, ogni giorno si faceva una preghiera differente, no? Di Vedi, religioni differenti. questo. Bene, lì c'è scritto la fiducia, e questa targa è bellissima, questa statua di una linea. Di una Madonna con sottoscritto la fiducia è una speranza robusta. È Vedi, bellissima. la fiducia vera e il rispetto vero ti porta ad avere rispetto per le diverse interpretazioni religiose, comprendendo che non sono altro che interpretazioni di parte che vanno rispettate, perché ci conducono comunque all'origine prima. Quindi
qualunque sia il percorso. Strade differenti per arrivare alla stessa meta. Esattamente. Ma tornando a noi. Torniamo a noi, ecco. L'asino. Sai quante volte si dice a una persona, ma tu sei proprio un asino. E invece? Come se non comprendesse. L'asino è un importante simbolo bivalente, perché l'animale è malefico, simbolico di oscurità, ignoranza e morte, perché in Egitto l'asino è l'animale di Set, è il dio del caos primordiale. L'asino rappresenta il livello microcosmico, la sensualità dei bassi istinti dell'uomo, come tale al centro del raccolto. È presente Apuleio, l'asino d'oro. L'asino d'oro, certo. Allora, per questo motivo l'asino, il colore dell'asino è rosso, perché rappresenta la parte della bestialità, dell'ira. Però questo è anche l'aspetto positivo, perché è l'asino bianco su cui il Cristo entra in Gerusalemme nel giorno delle palme, al quale corrisponde l'asino che porta sulla groppa gli oggetti sacri dei misteri di Dionisio. Allora, questo asino, nella sua ambivalenza, ha un aspetto estremamente positivo, perché porta che cosa? Il simbolo di pace. La parte animalesca dell'aggressività, dell'ira, è stata domata e diventa pace. E il bove, che ha un aspetto estremamente positivo che lo contrappone al loro simbolo della loro forza, perché il bove è una forza terribile, che non è un toro, è il simbolo pacifico usato nel tiro dell'aratro, ma fai attenzione, sia del carro, quindi del peso, che dell'aratro, simbolo di bontà e tranquillità. Ma quell'aratro sono i solchi che vengono incisi nell'uomo che riceve la pioggia vivificante della sapienza. Per cui l'uomo ha usato sempre il bove nell'arare il terreno, perché il terreno veniva fecondato che dava poi la vita, dava il sostentamento. Nella simbologia esoterica più profonda, il bove rappresenta quella forza che dentro di noi, che è forza di bontà, di amore che crea, dentro di noi quella forza potrebbe aiutarci a vivificarci con i simboli di consapevolezza e di sapienza. Quando noi diciamo la forza di andare avanti. La forza di andare avanti, esattamente. E poi ci sono gli angeli. Quali sono? Qual è il significato unificante degli angeli? Sono il significato del riferimento, dell'emanazione dell'uno che si manifesta nella caverna nel suo passare dall'unità come Cristo alla molteplicità. Quindi questi angeli, nel invitare i pastori ad adorare il bambino, ci stanno richiamando alla nostra separazione della personalità che il Cristo nascendo porta come nuova moltiplicazione, ma nel ritrovarci nell'unità iniziale. Non siamo solo. Siamo tutti uno, certo. Esatto. Il cammino è quello di andare a cercare la strada che ci porta a comprendere che siamo tutti uno. E qual è il simbolismo del pastore? Profondo. È il simbolo del pastore colui quale guida il gregge degli agnelli. E quindi colui il quale può essere identificato con il re o con il sacerdote, perché anche un re guida il popolo, è un punto di riferimento. Anche il sacerdote guida il popolo. Allora, cosa possiamo vedere nel pastore? Non solo colui il quale guida il gregge, ma colui il quale può impersonificare diversi aspetti come guida, come insegnamento. Colui che conduce il popolo, ma su di un livello superiore. E quindi in questa immagine esoterica il pastore assume l'immagine del vigilante, del sapiente che vigila nella notte e conosce il percorso delle stelle, della luce, e quindi sa riconoscere la fine delle fasi dei tempi.
rappresenta il nomade che rappresenta i sentieri della terra, l'anima del mondo nella materia che ricerca la parte sua più profonda. Poi lo vediamo anche nel simbolismo dei tarocchi, colui quale è alla ricerca. Solo colui che veglia nella notte e conosce i segreti del cielo, i segni del cielo, può ascoltare il richiamo degli angeli, perché comprende che riconosce che colui il quale è nato sta portando una nuova vita, una nuova luce. Beh, c'è questa frase di colui che veglia nella notte che è molto importante, cioè vegliare nella notte. Veglia nella notte. Quindi sono essere in svegli. Bravo. Io sono coscientemente veglio nella mia notte, nella mia oscurità, sto aspettando il sorgere dell'alba, sto aspettando il sorgere del nuovo vivere, però sono vigilante, veglio nella notte, capisci? La difficoltà della maggior parte delle persone è che sono in attesa che questo risveglio arrivi dall'esterno o che qualcuno giunga a liberarci, esattamente l'opposto. Se in questo periodo chi ha allestito il presepio lo vivesse come simbologia da portare dentro, interiormente come riflessione, potrebbe fare un grandissimo cammino di coscienza e di consapevolezza. Quindi il pastore che sta vegliando nella notte è la via che occorre seguire per ritrovare, per rifarsi bambino e trovare la strada che ci porta alla terra perduta attraverso il sacrificio della parte inferiore. Per questo il pastore signore degli anelli, gli animali simbolo del sacrificio per eccellenza. Ma cosa devo sacrificare su quell'altare? Non è l'agnello in quanto simbolo, ma la mia parte di personalità che nella mia veglia della notte ho potuto comprendere e abbandono. Nell'abbandono e alle prime luci dell'alba riprendo il cammino rinnovato e alleggerito di alcune parti. Quello del pastore è una simbologia potentissima. Potente. Non per niente dovremmo avere colui il quale guida le anime, sia pure simbolicamente, anche nella Chiesa Cattolica, no? Certo. Dovremmo avere chi guida. Ma nel presepio, tornando al nostro presepio, sono presenti tre pastori, alcune figure estremamente significative, dove c'è un pastore che è attento in un atteggiamento come ascoltare l'angelo. Un altro pastore invece è steso per terra e dorme. Bellissimo. C'è tutto in questo. Il simbolismo è chiarissimo. Certo, c'è l'anima tutto. Che non è pronta, non è in grado di sentire la chiamata dell'angelo. E dorme. E dorme. Si trova per terra, non può fare altro che restare addormentato, perché il suo animo, la sua coscienza, non sente il richiamo. Poi la gente pone le statuette più o meno a caso e non ne capisce il significato più profondo. Quelle parti di statue di vite comune, il mercante, l'osteria, sono quelle parti di anime prese dalla vita del quotidiano, dei bisogni primari, e non riescono che coloro i quali godono solo dei beni materiali e non possono avere attenzione ad altro. Quindi è la divisione tra le anime che cercano un richiamo, un risveglio, e le anime ottenebrate, loro malgrado, dei loro bisogni primari, intenti ai godimenti materiali degli affari, dell'osteria, e quindi è il simbolo della completa immersione nella materialità dove non è più possibile ascoltare la voce degli angeli. Capisce? Certo. Quanto è profondo un simbolismo del presepio se viene espresso come termini di comprensione e non pure di immagini puramente esteriore.
Perché un'immagine vale più di mille parole, però devi anche comprendere il significato dell'immagine. Invece a noi è stata sempre data l'immagine dell'adorazione del bimbo, dei re magi che portano i doni per glorificare il piccolo, L'angelo sulla grotta, la la stella. grotta, la stella che guida. È tutto estremamente simbolico, perché qui c'è un riferimento tra il macro e il microcosmo. Poi la data del 25 dicembre non corrisponde esattamente alla nascita del Cristo, ma è stata legata simbolicamente per tutta una serie di fattori anche, oserei dire, economico-politico, tra virgolette, ritengo. Ma qui andiamo incontro adesso ad un aspetto ancora più profondo di quelli che sono i tre re magi. Io vorrei sottolineare per l'ennesima volta, come il Natale, astrologicamente parlando, non è semplicemente il momento in cui la luce si riaffaccia e man mano guadagna sulle tenebre, ma dovremmo portarlo dentro di noi come immagine interiore per cominciare in questa fase a fare una sorta di esame interiore, di presa di coscienza interiore e non di mera speculazione commerciale economica per quanto riguarda il Natale dei doni e dei regali. Abbiamo perso il significato più profondo della nascita e della rinascita in ogni stagione dentro di noi, le stagioni della vita, ti ricordi? Le fasi Certo, in cui. l'abbiamo fatto. E ora arriviamo ai nostri tre re magi, che non erano solo tre, però simbolicamente sono stati Sì. codificati in tre saggi che portavano oro, incenso e mirra. Ecco, rispieghiamo lo significato. Qui un significato mitologico profondissimo, perché sono i tre principi basilari del cosmo che reggono il mondo sacro. Reggono il Santo Regno. Questa tradizione dei re magi, dei tre doni, è antichissima, perché risale addirittura al tempo di Mosè. Perché? Rappresentano tre archetipi. Rappresentano il re, il sacerdote, il giudice. Il re che è rappresentato dall'oro. Il sacerdote che è rappresentato dall'incenso, il giudice che è rappresentato dalla mirra. La mirra è amara, quindi dà il senso del giudizio. Certo. Allora, cosa sta a indicare questi tre re magi? Esotericamente rappresentano, e qui entriamo in un campo che sorvoliamo, lo accenniamo velocemente, alle prime tre Sefirot dell'albero della vita, che è Ter, la corona, il re, Chokmah, che è il giudizio, Binah, che è il giudice. Ma se andiamo in termini più semplici, quindi questi tre re magi portano i doni a Gesù che nasce bambino, ma che nasce portando dentro di sé entrambe queste simbologie, porta la simbologia del re, del sacerdote e del giudice. Ed è un sacerdote che porta dentro di sé la capacità di dare l'iniziazione. È profondissimo questo simbolo. L'iniziazione soprattutto è Perché dentro di lui profondissima. c'è la Trinità racchiusa nell'unità. E questi aspetti, solo altre due volte si sono presentate nella nostra storia, che erano quelli di Mosè, quando portò il popolo fuori d'Egitto, che era il pastore, quindi era Sì. anche il re, era colui il quale guidava il popolo, che giudicava perché a lui si rivolgevano per appianare le divergenze, quindi rappresentava i tre aspetti. E dopo di lui questo è stato nuovamente rivestito da chi? Da Davide, il quale era re. Stava edificando il secondo tempio, amministrava la giustizia e
quindi portava dentro di sé la simbologia profonda che ora è ritornata con il Cristo nuovo, con Gesù. Solo loro hanno questi tre potenti doni dentro di loro. Poi lo possiamo vedere in termini più semplificativi. L'oro, che è il simbolo del metallo che non viene mai intaccato, quindi la purezza. Possiamo vedere l'incenso, che serve a purificare, la mirra, che serve a mantenere il corpo a lungo in vita senza che venga usato, appunto. Viene usato, però c'è questa simbologia ben più profonda, esotericamente parlando. Quello veniva usato per il corpo. Cioè, quello veniva usato per il corpo. Esotericamente. Invece esotericamente era diverso. Allora, quando noi portiamo questa simbologia all'interno di questo periodo natalizio, possiamo portare dentro di noi veramente quella parte di desiderio, se crediamo, di vera rinascita, se vogliamo. Solo che nei secoli si è perso il significato esoterico, è rimasto solo lo spirito natalizio della festa, dei doni che contraddistinguono questo periodo. E poi noi è arrivata anche alla tradizione dell'albero di Natale, no? Da dove giunge a noi questa tradizione? Arriva dal nord, non solo. Sì, certo. Non solo. Ma quest'albero è legato anche all'albero della vita che si trova nel giardino dell'Eden. E i frutti dell'albero della vita rappresentano i doni dello spirito che possono essere raggiunti a condizione di una vita eterna. Fai attenzione, al nord, anticamente, molti lo usano ancora adesso in Scandinavia. Su quest'albero, le candele, sì, le candele simbolo vere. Di luce. Luce. Poi noi l'abbiamo sostituito con le nostre sfere, via discorrendo, ma quello che dobbiamo portare dentro di noi cos'è? È che la discesa del Cristo nel cuore dell'uomo è un evento cosmico che corrisponde a una iniziazione interiore. Il problema di tutti noi, e questo grazie purtroppo a certe religioni, non è stato compreso cos'è veramente il Cristo, che è uno stato di coscienza interiore che si lega ad un amore incondizionato. Il Cristo va oltre la personalità. Il Cristo, nel senso esoterico, prevalica l'io, l'individualità. Esotericamente parlando, il Cristo è il logo solare, colui il quale porta la vita attraverso la luce del sole. Ma qual è la vita che manca dentro di noi? Quello stato di coscienza che ci porta a prevaricare la parte della personalità e che diventa Cristo amore incondizionato. Ma noi è stato imposto un concetto di sacrificio. E questo ha rovinato tutto, secondo me. Lasciami dire quello che penso. Ma e questo ha rovinato tutto, secondo me. Sfondi una porta. Il peccato e tutte queste cose hanno... Perché veramente... io vengo al mondo col senso di colpa. Sì. E con la speranza della redenzione nell'aldilà. Esterna anche, che arriva da fuori. Invece è... Mentre il Cristo intimo deve salvarci, ma salvarci dall'interno. Quanti sono in attesa che arrivi un nuovo Cristo da Nazaret, dall'esterno, a salvare? Aspettare l'infinito. Perché il Cristo ora deve arrivare dall'interno. La seconda venuta del Signore arriverà dall'interno, dal fondo della coscienza. Quella è la vera nascita. Solo il Cristo intimo può darci la vita, perché questo ci fa nascere in una diversa coscienza, non solo di noi, ma di coscienza di appartenenza reale. Quindi in questo Natale io inviterei molto a riflettere su questa festività, sul significato più profondo, che non è semplicemente quella allegorica, simbolica, esteriore, di cui ci stanno anche facendo perdere la tradizione, quasi volere annullare anche dentro di noi
la possibilità di restare quantomeno aggregati in una forma anche di speranza o di illusione, che è già molto, no? Certo. Quando poi ci tolgono anche la speranza e l'illusione, finiamo per essere privi di anima, privi di coscienza. Diventiamo puramente razionale, che non ha più alcuna individualità, ma che nell'appiattimento della non fusione di anime, ma nell'appiattimento di non capacità di evolvere. Quindi vogliono mortificare dentro di noi qualunque vero profondo significato di questo Natale. Certo, direi che è molto è fondamentale per tutti noi andare a recuperare questo aspetto. Io sono contenta che abbiamo fatto, abbiamo deciso di fare questa rubrica nel giorno di Natale e affrontare il Natale così, con questo taglio. Quindi più io mi permetterei di, non dico suggerire, ma di inviare un messaggio il più ampio possibile. Qualunque sia la tua fede, e anche se non segui alcun credo, questo periodo rappresenta la rinascita del sole e l'espansione della luce, che sono un simbolo della nostra vera natura in quanto esseri umani. E solo l'amore può unirci. Quindi al di là di ogni fede, di ogni credo, cominciamo a vedere questa fase come il ritorno della luce che riporta nuovamente vita, perché senza la luce non può esistere vita. E senza informazione che c'è nella luce. Ecco il simbolo della caverna dentro di noi, che è nell'oscurità. Ma non può arrivare la luce dall'esterno, la luce va accesa dall'interno. Una caverna che nel profondo di una montagna non verrà mai illuminata dall'esterno, vedrà il chiarore lontano, ma esterno, deve portare la luce interna. E più nemmeno come ci indicava Platone. Allora, la simbologia della grotta di Natale, della nascita del bambino, è una simbologia profonda del ritorno del sole, della luce, della nuova stagione che si apre. Ma se noi restiamo chiusi nell'oscurità della nostra grotta, non andiamo da nessuna parte. Quindi dovremo ringraziare l'Altissimo che abbiamo la fortuna ancora di essere su questo piano e poter vivere questa esperienza, di poter celebrare di nuovo la vita che nasce, sia pure nelle difficoltà e magari anche nelle gioie, ma sei coscientemente presente nel tuo vivere? O sei come quel pastore addormentato? O sei come le gente al mercato e all'osteria e non guardi attorno a te ciò che sta nascendo? Capisci? Allora, quando passa quest'onda di richiamo, di risveglio, non tutti possono essere pronti a coglierla, ma quelli che non sono pronti a coglierla non possono neppure essere giudicati, perché sono nell'incapacità di potersi rendere conto di quanto sta accadendo attorno a loro. Ecco la nascita poi della comprensione nell'amore che comprende, prende in sé, comprende. Potremmo dire che mi è venuta questa riflessione adesso mentre tu parlavi, che davvero c'è, cioè, quando si prepara il presepe, è una sorta di test, di anamnesi spirituale, ecco, diciamo, perché mentre lo si fa e lo si prepara e si mettono i personaggi, c'è una possibilità di un transfer su questi personaggi, di interrogarsi per quello che loro sono, dovremmo anche essere educati, cioè chissà chi ha la conoscenza dover portarla al volgo, no? Poi ognuno la può assimilare nella misura in cui è in grado, però la riceve. Ma quando la verità poi viene occultata, il senso più profondo viene volutamente sottaciuto, allora c'è una esplicita intenzionalità nel non aiutare le persone. Però qui deve nascere poi la spinta dall'interno, capisci? Quando c'è poi un richiamo, come sta avvenendo ormai in questi ultimi mesi,
in questi ultimi anni, che è una fase di richiamo profondo, di chiusura di ciclo, chi è pronto, bene o male, riceve un impulso dall'interno. Ma chi è ancora addormentato nell'oscurità della sua grotta interiore non troverà mai questo. Quindi cerchiamo di portare nel presepio, nell'albero di Natale, il senso più profondo, perché a volte basta un attimo di riflessione, di consapevolezza interiore per aprire quella porta dentro. Lì possiamo cominciare poi un vero lavoro di rinascita, perché ho aperto quella porta interiore che mi impediva di andare oltre. Questo lo dobbiamo fare noi, perché nessuno può aprire quella porta per noi. Solo noi lo possiamo fare, vero? Quindi, perché quella porta richiede sacrificio, richiede lavoro, richiede perseveranza. Rinuncia. Rinuncia ai desiderio. Desiderio di comprendere, desiderio di andare oltre ciò che ritengo di essere. Ecco perché molti saranno i chiamati, pochi coloro i quali. Ma non è un giudizio, capisci? No, è solo un'analisi delle prerogative. Anche il coraggio ci va. Anche il coraggio ci va. Anche il coraggio è di abbandonare le pseudo sicurezze per avventurarti in un qualcosa che non conosci, ma che però ti dà più saldezza, ti fa sentire più essere con te. E non dovere dipendere o contare sempre sugli altri, capisci? E qui ci assumiamo la responsabilità. E questo è il problema che lega la maggior parte dell'umanità nel voler festeggiare il Natale fuori e non dentro. E noi questo auguriamo ai nostri amici. Io auguro con tutto il cuore. Quindi auguriamo davvero, speriamo che appunto questo nostro appuntamento della nostra rubrica Il Camminare in Coscienza, oggi, nel giorno di Natale, sia un'occasione per poter riflettere, come dicevi tu, caro Bruno, prima, cioè dobbiamo che qualcuno educhi. Io ho cercato non di andare in termini più esplicitamente profondi, esoterici, facendo riferimento, diventava pesante, ma dare semplicemente degli spunti di riflessione, perché a volte un qualcosa fa scattare dentro un interruttore che ti porta a ritrovare una parte tua che hai, ma non riusciva a emergere prima. E quindi a volte certe situazioni aiutano ad una maggiore capacità di comprensione, dal mio punto di vista. Sì, certo. Però, come dico sempre, pensiero. È un Bruno pensiero, è anche l'Anna pensiero, li mettiamo insieme, Bruno pensiero, l'Anna pensiero, speriamo oggi davvero di avere creato per voi un'opportunità. Io consiglierei a molti, se credono, sia nel presepio che sull'albero, di mettere una semplice scritta: ricordati che stai celebrando la vita. Perché senza la rinascita non c'è vita, c'è una continuità della vecchia vita. Se invece ne portiamo una rinascita, io sto celebrando il nascere di una nuova vita. Una nuova vita, certo. Che è ben diverso. Altrimenti questo nel mio vivere quotidiano, nessun rimprovero, nessun appunto a nessuno, ma ci mancherebbe altro. Quindi festeggiamo il Natale proprio portando questa nuova luce dentro di noi, possibilmente. Grazie Bruno, grazie come sempre, tanti auguri anche a te e anche un buon anno, ci ritroveremo a gennaio con un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Camminare io in Coscienza. Ringrazio il salotto di Anna, faccio tanti auguri Anna, faccio un mondo di auguri di ogni bene a quanti ci vorranno seguire e vorrei incitarli a non perdere mai la fiducia, assolutamente mai, perché in ogni attimo ci può essere una rivoluzione dentro di noi. Quindi auguro ogni bene a tutti. Grazie Bruno carissimo, al prossimo anno, al prossimo anno. Addio piacendo, al prossimo anno. A presto. E allora cari amici, grazie ancora per averci seguiti, grazie per averci scelto. L'appuntamento appunto sarà a gennaio con un nuovo argomento.
per questa rubrica che sappiamo che è molto seguita e questo a noi ci fa molto piacere, quindi ancora tanti tanti auguri a parte di tutti quanti noi di Focus 3.0, il mistero della vita. A presto, ritrovarci.